Ma che cazzo è? Oh! Chi sei? Vattene via, chiamo la polizia! Vattene via, chiamo la polizia! Sto impazzendo, sto impazzendo, madonna. Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Era da tanto che non facevo un video. Scusate, lo so che in questo periodo non sono molto attivo e quindi ho deciso di registrarne uno qua a casa, solo soletto. Sapete che di solito faccio video in compagnia, però sono troppi giorni che non sto caricando, quindi ho detto buona, facciamo un video. E ho deciso di rispondere ad alcune delle vostre domande che vi ho chiesto su Instagram. Se non mi seguite, Giuseppe_basso_barbuto. Anche perché era da un botto di tempo che non rispondo alle vostre domande, quindi c'è un sacco di gente nuova sul canale, eccetera. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche. E se vi siete iscritti ora, cioè siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto. Mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace. Ora io mi metto la mia copertina, perché qua a Milano si muore di freddo. C'ho la mia tazza di latte e rispondiamo alle vostre domande. Allora, la prima domanda è di _beax_ che mi chiede appunto: potresti postare di più su YouTube? Giuro, metto di impegno, posterò di più su YouTube. Scusate se quest'ultimo periodo sto caricando pochi video, ma giuro, mi metto di impegno e ne farò di più. Poi, Vit Corso mi chiede: credi nel paranormale? PS, cagami. In realtà no, cioè nel senso, no, non credo nel paranormale. Non ho nessuna motivazione, però boh, non ci credo. Linda Mancini mi chiede: perché i tuoi genitori ti hanno chiamato Giuseppe? Allora, i miei genitori mi hanno chiamato Giuseppe perché il papà di mio papà, ovvero mio nonno, ok, che purtroppo non ho mai conosciuto perché se n'è andato prima che io nascessi, si chiamava Giuseppe e quindi mi hanno voluto chiamare così. Poi, _Francesca_Bianchi_ mi chiede: ti interessa qualcuno? Allora, in realtà c'è una ragazza che mi interessa, però, cioè nel senso, boh, sicuramente mi frenzonerà come tutte. Ray Jinjo mi chiede: da quant'è che fai video su YouTube? Allora, il primo video su YouTube l'ho caricato nel 2013, novembre 2013, 11 novembre 2013. Tra l'altro, ora che sto registrando questo video, che è domenica, è l'11 novembre. Quindi sono esattamente 5 anni che faccio video su YouTube. Wow, incredibile. Auguri. Auri25 mi chiede: sei vergine? Sì, sono nato il 22 settembre del 1996 e sì, sono vergine. Poi Giuseppe Ragione di Vita mi chiede: lasceresti le tue tate per fidanzarti? PS, ti amo. No, anche perché cioè nel senso, boh, non vedo, cioè nel senso, perché dovrei lasciare le mie fan per fidanzarmi? Qualsiasi ragazza, se dovesse essere gelosa di quello che faccio, non fa per me, perché non deve essere gelosa. Asia Mignano 06 mi chiede: quanto contiamo noi fan per te da 1 a infinito? Ovviamente. Oh, che spavento, raga. Mi son preso malissimo. Qualcuno deve aver tipo tirato qualcosa sulla tapparella, magari un colpo d'aria. Comunque le mie fan contano infinito, cioè io non saprei cosa fare senza di voi. Cioè, ogni cosa che faccio, dagli eventi a qualsiasi cosa, comunque è grazie a voi, perché mi seguite e state diventando tantissime. Quindi cioè, è logico che io tengo un sacco a voi. Poi Elena_Biaggiotti mi chiede: che scuola hai fatto e sei mai stato bocciato? Allora, ho fatto finanza e marketing, l'indirizzo era quello. E no, non sono mai stato bocciato, sempre stato promosso, mi sono anche diplomato. Quindi top, sono uscito con 67, però mi sono diplomato. Bicchiere di latte. Poi Gloria, sono sul campanello. Oh cazzo. Ma che cazzo è? Oh! Chi sei? Vattene via, chiamo la polizia! Vattene via, chiamo la polizia! Mi
è sparito. Ma che cazzo? Oh. Raga, mi sto cagando addosso. È assurdo. Per fortuna avevo la porta chiusa, ma che cazzo è? Mi ha scritto qualcosa. Ciao Giuseppe, ti sto osservando da qualche giorno. So che sei uscito di casa alle 16:30 e sei rientrato a mezzanotte e 15. PS, stamattina in doccia eri bellissimo. Guardati sempre alle spalle, poi c'è una firma, uno scarabocchio. Qui non so, cioè non riesco a capire cosa ci sia scritto. Raga, sono spaventatissimo, questo qua mi spia. Non so cosa fare. Per fortuna avevo la porta chiusa, raga, cioè aveva provato ad entrare. Vabbè, raga, io termino qua il video. Raga, è appena passata un'oretta da quello che è successo stasera ed è una cosa assurda. Per fortuna stavo registrando un video e quindi, cioè, ho le prove che questa cosa sia successa. Spero vivamente che sia magari un fan o una fan che si è messa semplicemente una maschera e mi stia facendo uno scherzo, mi voglia spaventare, perché, cioè, comunque mi capita che magari dei fan vengono a suonarmi a casa. Perché vi giuro che sono spaventatissimo. Poi, come sapete, io abito anche da solo e non so davvero come comportarmi. Cioè, non so seriamente cosa fare. Io vi giuro che, cioè, mi sono preso malissimo. Avete visto anche voi la reazione che ho avuto? Cioè, c'era un tizio con una maschera fuori da casa. Assurdo. Assurdo. E niente. Comunque, mi spiace che il video si sia interrotto, ma mi sembra per ovvi motivi. E niente. Sto impazzendo, madonna mia. Se dovesse succedere qualcosa vi aggiornerò. Ah, ciao raga, sto registrando questa clip esattamente il giorno che uscirà il video, però oggi 14 novembre. Scusate la faccia, mi sono appena svegliato. Allora, ragionando adesso a mente lucida, mi sono reso conto che nessuna persona avrebbe motivo di stalkerarmi o cose così. Quindi, secondo me mi sono preoccupato un attimino per niente. Secondo me era uno scherzo di qualche fan che sa appunto dove abito. E visto che avevo fatto una storia dove dicevo che stavo per registrare un video dove rispondevo a delle domande, era molto semplice venire sotto casa e beccarmi nel momento in cui stavo registrando il video. Ora vi faccio vedere una cosa. Ok, non mi soffermo fuori perché non voglio far vedere la via di casa mia. Notato dalla scritta che c'è sul mio muro, che avevo già fatto vedere tanto tempo fa su Instagram, i fan sanno dove abito. Quindi sicuramente adesso che ci sono tutti questi video dei killer clown, degli stalker eccetera, a qualche fan è saltato in mente di farmi uno scherzo. Ne sono sicuro, perché appunto sanno dove abito. Però ci tenevo anche a farvi vedere quella, che è una telecamera. Se a qualcuno venisse in mente di fare qualche altro scherzo poco divertente di questo genere stupido e magari fare anche dei danni tipo al muro o alla porta o alle finestre, visto che poi montando il video mi sono reso conto che mentre registro il video avete tirato un pugno alla finestra, ecco, ci sono le telecamere, quindi bella. E niente, scusate se concludo un video conciato così, ma volevo farvi sapere che non sono preoccupato, ecco. Logicamente non mi fa piacere, cioè io ne sono sicuro al 90%. Logicamente non mi fa piacere essere a casa da solo, perché come sapete io abito da solo, e avere qualcuno che ti viene a suonare con una maschera. Però ecco, appunto, siccome sono sicuro che è stato qualche fan o qualche hater, magari un hater, sono sicuro che guarderà questo video perché magari era il suo intento,
Bella. C'è la telecamera.